Francesco Troiano, vogliamo parlare un attimo nel dettaglio della nuova campagna abbonamenti del Pescara. Diciamo subito che conviene davvero abbonarsi per la prossima stagione, prezzi bassi, ci sarà la possibilità di seguire tutte le 21 gare casalinghe del Pescara allo Stadio Adriatico. Sì, fondamentalmente abbiamo mantenuto gli stessi prezzi di 2 anni fa, ritoccati leggermente, poiché abbiamo appunto, ci siamo anche allineati con i prezzi dei biglietti rispetto alle altre squadre e a quello che ormai gli stadi italiani offrono. E per il resto appunto la convenienza resta comunque altissima, perché i prezzi sono comunque tra i più bassi del campionato, e come ho spiegato prima appunto anche la curva sud è tornata disponibile per 21-20, quindi abbiamo tutto lo stadio a disposizione per i nostri tifosi. Si partirà il 18 di luglio e fino al 30 luglio ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati? Sì, partiamo il 18 a mezzogiorno e fino al 30 luglio sera abbiamo la prelazione dedicata agli abbonati, sul quale appunto possono confermare il proprio posto, mentre la scontistica per loro la manterremo comunque fino al termine della campagna abbonamenti. Poi ci saranno le consuete agevolazioni, i consueti abbonamenti, biglietti ridotti per alcune categorie di tifosi. Sì, poi aggiungo che partirà il 31 mattina la vendita libera e le riduzioni le abbiamo confermate come tutti gli anni, donne under 18 per 60 e diversamente abili. L'altra novità è che da quest'anno abbonamenti e biglietti della Pescara Calcio verranno venduti, verrà gestita la vendita dalla Ticket One. Sì, diciamo precisamente che abbiamo ampliato la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento a tutta la rete Italia di Ticket One, quindi circa 1000 punti vendita. In più abbiamo aperto nella sua completa totalità la campagna abbonamenti sul web, sul sito di ticketone.it, quindi non sarà più possibile soltanto rinnovare l'abbonamento ma anche sottoscriverlo ex novo. In più per i biglietti abbiamo la novità del passbook allo stadio, dove sarà possibile entrare mostrando semplicemente il biglietto dal proprio telefonino o in home ticketing stampando a casa il biglietto.